Massimo ha parlato di una platea di giovani ai quali ha detto in sostanza seguite la giustizia, non necessariamente la legalità. Questo è anche un po' un segno di sconfitta, è una provocazione per dire che legalità e giustizia dovrebbero coincidere, ma nella mia vita di uomo delle istituzioni e di attento osservatore di quello che accade nel nostro paese, tra legalità e giustizia c'è un oceano, non raramente, nel senso che la legalità troppo spesso è intrisa di violenza istituzionale, la legalità significa leggi che comprimono libertà e diritti, quindi credo che uno deve improntare la propria vita innanzitutto verso la strada della giustizia, dell'etica, della moralità, dell'umanità e poi lottare all'interno delle istituzioni, come io cerco di fare, facendo parte delle istituzioni, perché si accorci questa distanza tra giustizia e legalità. Quella sarebbe il trionfo della giustizia. Se un domani le leggi sono tutte costituzionalmente orientate, se non violano le convenzioni dei diritti umani, se non fanno discriminazioni, ma la strada è ancora lunga, se pensiamo anche al dibattito contemporaneo di questi giorni. E poi a un ragazzo non gli puoi chiedere necessariamente, come dire, che la strada della giustizia significa necessariamente rispettare ogni forma di regola, significa soprattutto imparare a fare quelle scelte giuste, che sono le scelte orientate verso la fratellanza, la giustizia sociale, il rispetto degli altri, la solidarietà, che poi ti portano automaticamente verso un percorso di rispetto della legge e della legalità. Certe volte la ribellione è anche un senso di liberazione nei confronti di un ordine costituito che è profondamente ingiusto. È come condannare un ragazzo che si ribella rispetto al sistema che produce discriminazioni, produce mafie e produce corruzioni. Perciò io credo di avere un concetto di legalità un po' più alto da quello leguleio e della legalità formale di chi, come dire, vuole costruire gabbie perché non si liberano le energie nel nostro paese.